Ci sentiamo. Va bene, ma credo che veramente il dibattito dimostri la vitalità del partito, partito che è il risultato dell'attività di Enrico. Io l'intervento me lo sono scritto anche per cercare di essere contenuto ed esprimere i concetti che voglio dire in maniera precisa e chiara. Quindi questo è un intervento doveroso, ma in realtà è un piacere per esprimere e manifestare il ringraziamento di Enrico. Un grande segretario del nostro circolo. Diciamo alcune cose che sono scontate, ma la funzione, o meglio il compito di segretario, non è un compito ambito. Il perché, ci sono tanti perché. Uno è sicuramente determinato dal fatto che è un incarico che non dà un'immagine riconosciuta dalla gente, non ha un potere così come quello degli amministratori, il sindaco, gli assessori. E non è retribuito, un aspetto che non è secondario, oggigiorno. Sono ormai infatti lontani i tempi in cui tutti gli impegni politici erano sostanzialmente volontari, non retribuiti. Fare il segretario oggi è solo un compito oneroso e senza onori spesso. Un compito, ripeto, che Enrico ha svolto in modo esemplare in questi 7 anni. Ha già detto tanti e ci tengo anch'io a sottolinearlo che ha sempre svolto il suo compito senza assumere posizioni che potevano essere motivo di acuto contrasto, se non addirittura di rottura. Ha sempre cercato il consenso, coltivando la qualità degli iscritti, di rendere presente il partito nel paese, nel nostro comune, nel creare le condizioni perché il circolo fosse un ambiente propositivo, ma anche piacevole e diciamo inclusivo. Queste possono essere sicuramente etichettate o interpretate come formule, parole formali e scontate, ma non lo sono. E lo motivo con alcuni comportamenti, manifestazioni che è utile richiamare e consegnare al nuovo segretario. Ricordiamo le partecipate assemblee per iscritti e simpatizzanti in occasione dell'avvio del tesseramento per gli auguri di inizio anno. Poi abbiamo spesso ha avuto anche rappresentanti regionali padani come il nostro segretario Milanese, segretaria milanese. La seconda cosa che ritengo che sia importante è la presenza nel comune del partito. E questo è determinato dai manifesti, i numerosi manifesti creati col contributo di Costanza, con cui il partito ha manifestato la sua presenza e la sua posizione o in ricorrenze politiche o su problemi politici o di attualità. Ed infine, non ultimo, Cristiano, questo sarà un po' pesante, ma mi auguro che tu possa continuare, l'apertura della sezione ogni domenica mattina, non solo agli iscritti, ma a tutti coloro che necessitavano di un'informazione o anche solo di un momento di cordiale scambio di idee e di opinioni. Sono apparentemente compiti o attività minori, ma secondo la mia opinione sono in realtà necessari, direi essenziali, per mantenere la vitalità del partito. Ma oggi c'è anche un ulteriore e per importanza un primo aspetto solo positivo, la nomina di un nuovo segretario, giovane, d'età e di spirito. Da Cristiano faccio gli auguri per una segreteria che sia caratterizzata da successi e vitalità. E per questo aspetto l'esempio di Enrico è certamente utile. Hai la responsabilità, ti sei assunto l'onere di guidare un circolo che ha la fortuna. Per molti in verità è visto come un freno di avere esperienze e competenze non comuni. Mi permetto di ricordare per esempio quella di Primo, amministratore esemplare per 15 anni e oggi ancora in campo in Serco per il centro anziani, con un impegno primario quotidiano, senza nessun tipo di compenso o remunerazione. È sempre utile, credo, ricordarlo e sottolinearlo. Cristiano, auguri per la tua attività politica. Il tuo primo dichiarato obiettivo, convincere e portare all'impegno politico i tuoi coetanei, è un obiettivo ambizioso e ti auguro di tutto cuore di realizzarlo. Stai assumendo un incarico, ripeto, gravoso, per lo spirito che hai dimostrato in questi mesi di presenza e attività nel partito. Non ho dubbi che lo solverai con il massimo dell'impegno e che pertanto non potrai che avere risultati positivi. Buon lavoro, da un vecchio compagno.